Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo l'accordo di settima di dominante, andiamo a vedere quali sono le scale che possiamo utilizzare per improvvisare sull'accordo di settima di dominante. L'accordo lo suoniamo suonando il primo grado, il terzo grado e il settimo grado. Escludiamo l'utilizzo del quinto grado. Facendo così ci apriamo la possibilità all'utilizzo di tante scale diverse. Soprattutto nel jazz e nel blues possiamo utilizzare tutte queste scale, che ci permettono appunto di dare dei colori molto particolari. Registriamo un loop, io utilizzerò l'accordo di La settima di dominante, la maggiore, quindi le note che andiamo a suonare sono il La, andiamo a suonare il settimo grado, quindi il Sol, e andiamo a suonare il Do diesis. Quindi appunto escludiamo l'esecuzione del quinto grado, che nella fattispecie è il Mi. Quindi l'accordo che noi suoniamo, suoniamo semplicemente queste tre corde. E andiamo a vedere quali sono tutte le scale che noi possiamo andare a utilizzare nell'improvvisazione. Registriamo un loop. Perfetto, vediamo quali sono le scale. La prima che andiamo a vedere è la pentatonica di La maggiore. Sentiamo come suona. La seconda che andiamo a vedere è la pentatonica di La minore, che suona così. Adesso andiamo a vedere la misolidia sesta bemolle.